Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Umili e penitenti e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia misericordia di noi peccatori. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Sii misericordioso con il tuo popolo, Signore, perdona tutti i suoi peccati. Nella tua bontà allontana da noi ciò che meritiamo per le nostre colpe, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti, e Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli?
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. Lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo. Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada, cerca di trovare un accordo con lui per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. Carissimi, la pericope evangelica che abbiamo appena ascoltato chiama tutti alla conversione. Non parla di miracoli o di cose particolari, di prodigi, ma ci parla di segni dei tempi. Dobbiamo essere attenti al momento che stiamo vivendo. Perché? Perché spesso c'è la distrazione, perché spesso c'è l'apparenza più che l'essenziale, perché spesso c'è la superficialità. Vedete, siamo in un mondo che non si vivono più le emozioni, non si sa più ascoltare il cuore. E nel Piccolo Principe Saint-Exupéry ci ricorda che dobbiamo saper guardare più con il cuore. Le cose più importanti si comprendono con il cuore. Dunque, il messaggio che oggi il Signore ci dona è quello di saper vivere il nostro tempo e saper leggere il tempo nel quale noi viviamo. È un tempo, come vedete, fatto di guerre, di violenze, di omicidi, un tempo burrascoso, ma in ogni tempo la grazia di Dio ci pervade. Se viviamo questo tempo in profondità, allora sì, potremo superare tanti momenti difficili. Non dobbiamo promuovere le cose futili, le apparenze, così perdendo di vista le cose essenziali. Il nostro tempo dobbiamo viverlo come tempo di grazia, non un tempo che passa, ma un tempo di grazia, cioè riempirlo. Allora vedete,
se tutti noi abbiamo questa vocazione a camminare nell'unità e dobbiamo pregare sempre perché tutti siano una cosa sola, come il Padre è in ciascuno di noi, così anche noi viviamo quella comunione, il corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. Se camminiamo in questa realtà di unità e di pace, possiamo raggiungere anche la pace in tutto il mondo, perché noi stessi abbiamo la pace nei nostri cuori. E allora siamo chiamati a vivere l'attenzione verso gli altri, proprio perché formiamo un solo corpo. I più deboli, i malati, i sofferenti devono avere una particolare attenzione. Chiediamo al Signore che possiamo impegnarci non per rimpiangere il passato, ma per vivere bene il presente in un atteggiamento sempre di conversione. La Beata Vergine Maria ci aiuti a compiere questo cammino di rinnovamento e di pace. Nella pienezza dei tempi il Padre ha inviato suo Figlio nel mondo a predicare la buona notizia della salvezza. Riconoscenti del suo amore senza limiti, rivolgiamogli ora le nostre suppliche e diciamo: converti il tuo popolo, Signore. Converti il tuo popolo, Signore. Perché la Chiesa insegna all'umanità la speranza, indichi la via della pace e della concordia, evidenzi con fede i segni di Dio presenti oggi nel mondo. Preghiamo. Converti il tuo popolo, Signore. Perché il popolo cristiano, anche nell'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni, riconosca la benevolenza del Padre che dona sempre cose nuove per la gioia di tutti gli uomini. Preghiamo. Converti il tuo popolo, Signore. Perché la lettura o l'ascolto delle notizie e avvenimenti quotidiani si trasformi in preghiera di supplica e di intercessione per la diffusione del regno di Dio. Preghiamo. Converti il tuo popolo, Signore. Perché ogni istituzione civile e religiosa si rinnovi all'ascolto delle esigenze e delle necessità emergenti per il bene comune. Preghiamo. Converti il tuo popolo, Signore. Perché gli ordini e le congregazioni dei religiosi si dedichino con generosità e spontaneità alle nuove forme di povertà e di emarginazione della società. Preghiamo. Converti il tuo popolo, Signore. Essendo oggi anche venerdì, giorno penitenziale, preghiamo anche per questa necessità, per la remissione dei peccati, perché possiamo fare un cammino di rinnovamento e di pentimento di tutti i nostri peccati e dei peccati del mondo intero. Rivolgiamoci al Signore anche per domandare, per pregare per tutti i nostri benefattori defunti, della parrocchia, dell'ordine francescano secolare, e affidiamo alla misericordia del Signore i defunti Giuseppina e i defunti Pasqua, Battista e Marzio. Signore, accogli questi nostri fratelli e sorelle nella luce della risurrezione. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dall'Eterno questo sacrificio. Allora e gloria del suo nome per le nostre vite, per la sua santa Chiesa. Ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode, perché le nostre colpe siano perdonate dalla tua misericordia e i nostri cuori incerti trovino in te guida sicura. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per Cristo, Signore nostro, egli nascendo da Maria Vergine ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del regno dei cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:
prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di tutti i nostri cari defunti che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Sant'Antonio di Padova e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo spirito, non di timidezza, ma di forza e di coraggio. Per questo, iniziando questo nuovo giorno, in comunione con tutti i fratelli e sorelle sparsi nel mondo, chiedendo a Dio che perdoni i peccati di tutta l'umanità, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo. Dacci oggi e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. O Dio misericordioso, che nella partecipazione a questa mensa ci hai fatto gustare la gioia del perdono, fa che in avvenire possiamo evitare con la tua grazia ogni peccato e servirti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordando quanti si recano al lavoro ogni mattina, gli studenti, pregando anche per tutti i malati e quanti si raccomandano alla nostra preghiera, invochiamo su tutti la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. La gioia del Signore sia sempre la vostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.